Da poco ho compiuto 30 anni. Sono nato alla fine del 1979. Pochi anni prima, nel 72, l'ultima missione Apollo scattò questa foto. La prima con il Sole alle spalle, che mostra la Terra completamente illuminata. Questa fu l'epoca nella quale l'umanità intera si accorse di vivere su una sfera di rocce e metallo larga meno di 13.000 km. Un mondo finito, l'orizzonte chiuso su se stesso, una bolla blu incastonata nel vuoto nero dell'abisso che ci circonda. Questa fu anche l'epoca che per la prima volta l'umanità ha cominciato a pensare ai limiti del suo mondo, dei limiti che si stavano rivelando molto più vicini di quanto avesse mai immaginato. Quando è stata scattata questa foto, sul pianeta c'erano appena 3 miliardi di persone, meno della metà di quante ce ne sono oggi. La popolazione mondiale si è più che raddoppiata nell'arco di una sola generazione, solo nell'arco della mia vita. Questo non può non aver avuto degli effetti. Da quando sono nato abbiamo perso il 15% della foresta amazzonica, il 15% in soli 30 anni. Le foreste sono la parte vitale della Terra, il corpo fisico della biosfera, e danno un'importante funzione climatica sia locale che planetaria. Trattengono l'acqua piovana sulla terraferma, contengono più del 50% di tutte le forme di vita del pianeta e soprattutto sono i polmoni e regolatori di gas serra nell'atmosfera. Distruggerle significa limitare la capacità della biosfera di produrre ossigeno e di assorbire anidride carbonica. Quando ero bambino in TV c'era una pubblicità che mostrava come ogni anno nel mondo spariva un'area di foreste pari alla Svizzera. Solo negli ultimi 10 anni il Brasile ha battuto un'area equivalente a 2 volte il Portogallo, il tutto per lasciare spazio alle colture agricole e ai pascoli per l'allevamento e produzione di carne bovina. Una distruzione inarrestabile che consuma ecosistemi unici e complessi per sempre. Più esseri umani significa più bocche da sfamare. Su oltre 6 miliardi e mezzo di persone, 2 miliardi vivono nella malnutrizione, 800 milioni dei quali muoiono di fame. L'Africa è il continente più colpito, dove l'80% della popolazione soffre di gravi malattie legate alla malnutrizione. E questi dati sono destinati a peggiorare a causa degli effetti che i cambiamenti climatici avranno sulla desertificazione e lo spostamento delle fasce climatiche. Già oggi ci sono i primi indizi di quello che ci riserva il futuro. Nel mondo il prezzo del cibo sta aumentando, questo perché diminuisce il terreno a disposizione per produrlo, sia a causa della desertificazione che avanza, sia perché da alcuni anni molte colture sono state riconvertite per la produzione di più carburanti, anziché cibo. Per noi occidentali è una notizia di poco conto, perché ci interessa molto di più il costo della benzina, ma per un abitante del terzo mondo questa è una tragedia. Da quando sono nato la temperatura media della Terra è aumentata di pochi centesimi di grado, ma il pianeta ha perso molto ghiaccio. Il ghiaccio è fondamentale, perché gli attuali ghiacciai continentali sono le principali sorgenti di acqua potabile che disseta oltre il 50% della popolazione mondiale. L'area più critica è quella dell'Himalaya, il complesso montuoso più ricco di ghiacciai continentali al mondo, da cui dipendono oltre 1 miliardo di persone, e che negli ultimi anni ha visto una drammatica diminuzione della loro estensione. Gli scienziati predicono un aumento di 4 gradi entro la fine del secolo. Questo può causare lo scioglimento di quasi tutti i ghiacciai continentali, con conseguenze paurose per le riserve idriche mondiali. Già oggi nel mondo stanno nascendo dei conflitti per la gestione dell'acqua e dei fiumi tra i paesi che da questi vengono attraversati. Ai poli, poi, lo sconvolgimento dei ghiacciai è ancora più drammatico. Da quando sono nato, la calotta artica si è ridotta del 50% ed il suo spessore invece dell'80%. L'estate scorsa ha raggiunto il suo minimo storico. Quando avrò 40 anni, la calotta artica scomparirà del tutto durante l'estate, lasciando il mare artico periodicamente libero dai ghiacci. E questo è veramente un grande sconvolgimento per l'ecosistema artico, in particolare per la sopravvivenza degli orsi polari. La desertificazione, l'aumento del livello del mare e la migrazione delle fasce climatiche ridurranno notevolmente i terreni agricoli a nostra disposizione. Allo stato attuale, la produzione di cibo non è sostenibile. Oggi viviamo di reddita, creando un gap sempre maggiore di credito per il futuro. Negli oceani le cose non vanno meglio,
Il 90% dei bacini ittici è stato sterminato. Le flotte di pescherecci hanno depredato gli oceani prelevando più di quanto le specie possano rigenerarsi. Il 95% delle barriere coralline del mondo si sta sbiancando. Questo a causa dell'aumento della temperatura dell'acqua. I pesci non riescono più a mimetizzarsi e diventano facili vittime. L'enorme quantità di CO2 che gli oceani stanno assorbendo dall'atmosfera sta acidificando l'acqua del mare, che diventa sempre più corrosiva, intaccando a sua volta i calcarei dei gusci e degli scheletri corallini. L'ultima volta che avvenne un evento simile causò l'estinzione delle ammonite dalla faccia della Terra, che fino a 65 milioni di anni fa erano gli invertebrati marini più diffusi sul pianeta. Da quando sono nato, la CO2 in atmosfera è aumentata quasi del 20%. È inarrestabile. Oggi la percentuale supera i 380 parti per milione e continua ad aumentare dello 0,5% ogni anno. Quando raggiungeremo i 480 parti per milione, ci troveremo al punto di non ritorno, oltre al quale il processo che abbiamo innescato darà via ad un effetto a valanga che non potremo più fermare, e nemmeno gli esperti sanno che cosa accadrà veramente. Durante il Precambriano, oltre mezzo miliardo di anni fa, un'intensa attività vulcanica emise in atmosfera una quantità tale di CO2 da innescare un riscaldamento che aumentò la temperatura media di 12 gradi, tutto nell'arco di 80.000 anni. Più del 95% delle forme di vita scomparve per sempre dalla faccia della Terra. L'attuale riscaldamento globale, nelle più ottimistiche ed utopistiche delle ipotesi, porterà ad un aumento di 2 gradi in 100 anni. Stiamo causando un'estinzione di massa senza precedenti. Da bambino mi divertivo a fare i formicai dentro barattoli di vetro. Bastava riempirli per metà di terra e metterci dentro delle formiche. E dopo solo un giorno queste vi avevano già costruito una serie complessa di conicoli visibili in trasparenza sulla parete del contenitore. Erano dei microambienti, autosufficienti. Bastava da loro qualche biscotto e qualche pezzo di frutta ed andavano avanti per settimane. Un giorno dimenticai il barattolo sotto il sole e fu una strage. Ricordo che rimasi colpito da come le superstiti portarono tutte le compagne morte all'interno del formicaio. Mi sentii in colpa e non ne feci mai più. Oggi mi viene così spontaneo collegare quell'episodio della mia vita a tutto questo. Una volta credevo che il mondo fosse una cosa enorme. Invece più cresco, più viaggio e più mi sembra piccolo. Quando lo vedo su Google Earth mi rendo conto di quanto sia profonda l'impronta umana sulla superficie. Nelle settimane scorse il meeting sul clima che si è tenuto a Copenaghen è stato un fallimento. I governi della Terra non riescono a mettersi d'accordo su una linea politica da seguire. Il risultato è l'anarchia completa. Nessuno controlla nessuno. La Cina, l'India e il Brasile non vogliono avere obblighi sulla soluzione di un problema che non hanno causato loro. Forse hanno ragione, ma questo ora è un problema di tutti. L'Europa è quella che nel mondo sta facendo più di tutti per riconvertire il sistema energetico. L'America di Obama, nonostante abbia un approccio radicalmente diverso da quello di Bush, ha dimostrato di essere ancora troppo schiava di lobby economiche potentissime. I paesi ricchi non sanno come mantenere il loro standard di vita senza il petrolio, mentre quelli poveri non vogliono rinunciare alla loro crescita, perché dicono che ora è il loro turno. Il problema è che il pianeta è finito, e per tutti non basta. Oggi ho 30 anni, e durante la mia vita assisterò o ad un collasso globale oppure a un radicale cambiamento economico, politico ed energetico. Di certo le cose così come sono oggi non possono andare avanti. Dedico questo video a tutti coloro che hanno un minimo di senso critico su questo grave problema. L'oggetto nella rete, come un messaggio in bottiglia nell'oceano, nella speranza che qualcuno si renda davvero conto di tutto quello che rischiamo di perdere per sempre. No tomorrow, no tomorrow.